Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TV Luna Napoli. Oggi sabato 8 febbraio al touchscreen Marco Di Bello e andiamo subito a vedere che cosa ci propongono oggi i quotidiani nazionali e locali, partendo come di consueto dal Corriere della Sera, Corriere che nell'edizione odierna punta i riflettori della copertina sull'apertura dei giochi olimpici invernali di Sochi, l'orgoglio e lo sfarzo, Russia alla prova ai giochi di Sochi. Ieri la cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali trasmessa in diretta in tutto il mondo. Più giù il titolo di apertura a cinque colonne sulla spinta del Presidente della Repubblica Napolitano per il governo. Il Quirinale vuole il rilancio del Premier Letta e dice nuovamente no al voto anticipato. Tensione tra esecutivo e Partito Democratico. Renzi il numero uno del PD. Le elezioni subito servirebbero a me, non al paese. Al centro della copertina del quotidiano di via Solferino si parla di Germania e dello scudo BCE, la Banca Centrale Europea. Decidano i giovani e i giudici europei. Berlino si rimette alla UE, BTP ai minimi dal 2006. I buoni del tesoro. Cartelle Equitalia, brutta notizia per le aziende in credito, stop alla sospensione. Andiamo avanti, Notav, IPM di Torino chiedono una condanna a 9 mesi per il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Inchiesta anche a Genova sui disordini durante le proteste contro l'alta velocità che dovrebbe unire Torino a Lione. Andiamo avanti, di taglio basso sul Corriere della Sera si parla di scuola e in particolare del mercato nero delle lezioni private. 9 professori su 10 non fanno la ricevuta, fallito il sistema dei buoni lavoro. E poi si parla di stamina, Vannoni chiese finanziamenti, rinviato a giudizio per tentata truffa alla regione. Caso dei Marò, scelta dell'India per i 2 Marines italiani, non rischiano la pena di morte, sono accusati di duplice omicidio, come ricorderete. E dal Corriere della Sera passiamo al Mattino, che apre sull'intervento del Quirinale in favore del governo, Colle in campo per blindare Letta. Napolitano incontra i renziani, la continuità è un valore, afferma l'inquilino del Colle, rimpasto dopo la legge elettorale. Le mosse del Quirinale per la stabilità, salvataggio dei paesi in crisi, la consulta tedesca impugna gli aiuti della Banca Europea. Sul Mattino di oggi un'intervista al leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini, che dice il PD smetta di rinnovare il governo. E ancora, sindaco o premier non c'è differenza ma basta rinvii, afferma Casini riferendosi naturalmente a Letta. E poi sull'alleanza con Berlusconi, in Italia il progetto del PPE non ha alternative, afferma il numero uno dell'IDC. Di spalla sulla copertina del Mattino, la crisi di Bagnoli Futura, la società che si occupa della riqualificazione dell'area ovest, va in liquidazione.
e la crisi di Napoli, scrive Il Mattino, che poi al centro della copertina odierna punta i suoi riflettori sull'apertura dei giochi olimpici invernali di Sochi. Via alle Olimpiadi, i tedeschi con la divisa pro-gay, provocazione contro il premier Putin. Prima dell'inaugurazione sventato il dirottamento di un aereo in Ucraina. Sempre sul Mattino di taglio basso, due titoli, uno riguarda la discesa in campo di Carla Fracci e del marito Menegatti, che si sono detti pronti ad aiutare il San Carlo. Il teatro deve essere il primo a risorgere, ha detto L'Étoile. Nell'altro titolo di taglio basso, le parole di elogio di Seedorf, tecnico del Milan, prossimo avversario del Napoli, questa sera in campionato all'Olimpico. Vediamo che cosa ha detto Seedorf. Il San Paolo, culla della sportività, le parole pronunciate dal tecnico del Milan in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. Basta con i cori razzisti, qui sono stato sempre rispettato, qui a Fuorigrotta, allo Stadio San Paolo, sono stato sempre rispettato, un bel elogio da Seedorf. E veniamo al Corriere del Mezzogiorno, Corriere del Mezzogiorno che oggi apre con la vergogna all'aeroporto di Napoli, trovati escrementi per terra e sui muri dei bagni. Gesac, la società che gestisce lo scalo internazionale di Capodichino, tutto ciò è intollerabile. Protestano dunque gli addetti alle pulizie. La società che gestisce lo scalo, illegittima e strumentale, la protesta. Viaggiatori indignati. Al centro della pagina una fotonotizia di Rua Catalana, strada del centro storico di Napoli, a ridosso della questura di via Medina. Un rione ostaggio del parcheggio abusivo, multe e ganasce per ben 400 auto. Sempre al centro della copertina del Corriere del Mezzogiorno, le proteste per il lavoro. Alla Fiat striscione shock anti-Marchionne. A McDonald's, da McDonald's lo sciopero si allarga, scrive il Corriere del Mezzogiorno, che poi nell'occhiello spiega. A Pomigliano scendono in piazza i cassi integrati della Fiat, a Napoli si fermano sei locali della famosa catena statunitense. Andiamo avanti, continua l'inchiesta del Corriere del Mezzogiorno nei grandi comuni della provincia partenopea. Oggi si parla di Castellammare, il buco nell'acqua della politica. All'interno dell'inserto del Corriere della Sera, poi le notizie sul San Carlo con il flash mob, qui prenderà parte anche scusate, il sindaco di Napoli De Magistris, e poi la notizia dei 50 milioni che la regione darà agli atenei, alle università. Al di taglio basso sul Corriere del Mezzogiorno poi il titolo dedicato alla partita di questa sera tra il Napoli e il Milan, con le parole di Benitez in conferenza stampa a Castelvolturno. Il mio futuro dipende, il tecnico si concentra su Napoli-Milan stasera appunto alle 20:45, esorta a vincere i suoi uomini. Ancora sport per l'ultimo titolo del Corriere del Mezzogiorno, il Super Mario napoletano, shopping a Chiaia e tour a Scampia. Si parla del feeling con la città di Mario Balotelli, della star rossonera. E passiamo al Roma, Roma che oggi
apre con un titolo a 7 sul ferimento di un calciatore aggredito per rapina. Il suo nome è Emanuele Rapicano, è un centrocampista del Giugliano, è stato colpito all'anca da un proiettile esploso durante l'aggressione perpetrata ai suoi danni vicino al commissariato di via Tribunali nel centro storico di Napoli. Un altro giovane è stato gambizzato a Ponticelli. Altri due titoli di cronaca nera nella parte più alta della copertina del quotidiano diretto da Antonio Sasso: finge di essere un medico dell'INPS e truffa una 82enne arrestato. L'anziana ha scoperto il tentativo di imbroglio e ha urlato facendo ammanettare il 45enne Vincenzo Romano che vedete nella fotografia. Andiamo avanti con il Roma, anzi no, io direi di mandare un servizio, il primo servizio che abbiamo preparato oggi per voi, quelle sulle proteste per il lavoro messe in scena dai dipendenti di McDonald's. Vediamo se il servizio è pronto. Da questa mattina la sede di Piazza Municipio della famosa catena di fast food McDonald's è chiusa per sciopero. A protestare sono i lavoratori che fanno capo alla società Napoli Futura SRL, che gestisce alcuni punti ristoro sia a Napoli che in provincia. La vicenda è seguita dal sindacato Will Tux, che sta chiedendo da giorni un incontro per scongiurare sia i licenziamenti che le azioni di lotta. Quello che sta succedendo è incredibile, dichiara Stefania Giunta della Will Tux. In questi giorni è iniziata una campagna per spaventare i lavoratori con lettere di licenziamento, 39 per ora, e lettere di richiesta mobilitazione. Il loro intento è quello di smantellare i diritti in cambio dell'occupazione. Ancora una volta questa azienda adotta un vero e proprio ricatto morale. Da due mesi questa situazione va avanti con lettere e richieste di incontro sempre evase. I lavoratori sono vessati da turni di lavoro sballati imposti dall'amministrazione, maternità facoltative bloccate e mancate indennità di cassa, procedure assurde e basate su presupposti inesistenti. Con questo sciopero cerchiamo, continua la rappresentante del sindacato, di ribadire i nostri diritti e di bloccare la procedura di mobilità. La McDonald's Italia, nonostante pubblicizza 3.000 assunzioni, nella nostra azienda Napoli McDonald's, Napoli Futura, è arrivata una procedura di mobilità di 39, dove fanno parte 39 licenziamenti. Noi dal 2 di dicembre assistiamo a degli atteggiamenti da parte dell'azienda, non solo antisindacali, ma anche diciamo che non tutelano più i diritti del lavoratore. Difatti ci sono state contestazioni a raffica per maternità facoltative, contestazioni per procedure casse non idonee per la sicurezza dei ragazzi. Oltre a questo poi l'azienda ha bloccato piano ferie, turni e anche sospensioni e anche diciamo griglie orarie contrattuali dei ragazzi full time e part time, ha bloccato tutto. Sono arrivate una raffica di contestazioni, soprattutto alle mamme, per i congedi parentali, perché ha bloccato anche gli stessi, quindi siamo in una condizione veramente indecente. È chiaro che se l'azienda non ripristina le condizioni contrattuali di partenza, cioè quelle previste dal contratto nazionale dagli accordi aziendali, noi continueremo lo sciopero anche sabato e domenica su tutti i punti vendita. Ci vogliamo far carico in questo momento, la Wiltuc si fa carico dei problemi delle imprese sul costo lavoro, perché comunque le tasse sul costo lavoro sono tantissime, ma non possiamo più accettare che a pagare siano sempre i lavoratori. Un momento difficile dunque per i lavoratori di McDonald's e purtroppo non soltanto per loro, è grande la crisi del lavoro anche nel capoluogo campano, così come in tutta Italia naturalmente. Ma torniamo al Roma, eravamo ai titoli di cronaca nera nella parte alta della copertina, abbiamo letto dell'uomo che ha tentato di truffare un'anziana fingendosi un medico dell'INPS, accanto girava a pianura armato di pistola in galera affiliato al clan Mele. Salvatore Romano è stato intercettato in via Cannavino con una 357 Magnum con il colpo in canna, evidentemente temeva di finire in un agguato.
e al centro della copertina del Roma il titolo sul Napoli, sulla sfida contro il Milan. Al San Paolo ci sono i rossoneri per il riscatto, stasera gli azzurri cercano la vittoria che manca da un mese, precisa il Roma. Basta Svarioni, grazie, il titolo dell'articolo di oggi di Mimmo Carratelli. Nel boxino colorato di spalla sul Roma si parla poi di terra dei fuochi, screening sanitario, Caldoro, il presidente della regione Campania, salva il governo, fondi anche per le aree escluse, gli screening sanitari, assicurato il presidente della regione Campania, riguarderanno anche gli abitanti di Napoli e Caserta, inizialmente esclusi, pagherà la regione. Poi camorra di Fuorigrotta, il capoclan Salvatore Zazzo si difende dal giudice, l'infermiera chiedeva soldi, vedete nella fotografia anche Salvatore Zazzo. Poi tangenziale, scende da un furgone e muore investito da un'auto, Antonio Colandrea, 32enne di Bacoli, travolto sotto gli occhi del padre, è la quarta vittima nel giro di pochi giorni, vittima della strada nel giro di pochi giorni. E con il Roma andiamo ai richiami dalla provincia. Partiamo da Giuliano, carbonizzato in auto, si stringe il cerchio, il giallo della protesi, Portici Cozzolino, così ruppi con i Vollaro, Torre Annunziata, falsificavano soldi e biglietti del Napoli, presi due incensurati, somma vesuviana, ha catturato il boss Giovanni Davino. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di sport con la prima pagina della Gazzetta, oggi davvero spettacolare, apertura sui giochi olimpici invernali di Sochi, Sochi 2014, giochiamo, vedete il gioco grafico fatto dalla Gazzetta dello Sport. Davvero accattivante. Una sontuosa cerimonia inaugurale ha dato il via alla 22esima edizione invernale. Il Premier Letta tiene alta la nostra bandiera Italia contro ogni discriminazione, l'arcobaleno dei tedeschi contro l'omofobia. Di spalla Milano Revolution, Seedorf si affida ai nuovi nel match contro il Napoli, esordiranno Essien e Tarat stasera, i rossoneri senza Onda, il giapponese è stato colpito da una gastroenterite ma sono tanti i dubbi sul suo futuro, anche Montolivo in difficoltà, Benitez troppo pessimismo intorno a noi. Poi si parla di Inter in 5 cambi, prima per Hernanes, sia Samuel e Guarin. Mazzarri potrebbe schierare anche D'Ambrosio con Milito e Palacio per il dopo. Branca, salgono le azioni di Montali. Poi ancora Juve che asta per Pogba, il Paris Saint-Germain è pronto a offrire 70 milioni di euro per il francese, ma Real e Chelsea stanno alla finestra e quest'estate sicuramente faranno fuochi d'artificio per accaparrarsi il forte centrocampista bianconero. Percassi pensa in grande a Firenze, il salto di qualità. Alle 18 l'Atalanta affronta la Fiorentina. Le altre partite della 23esima giornata del campionato di Serie A vedono l'Udinese in cerca del rilancio, fare i conti con il Chievo. È tutto per la Gazzetta dello Sport che chiude la carrellata delle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Diamo adesso uno sguardo alla prima pagina di cronaca, del dorso di cronaca del Mattino, che oggi apre sul capolinea di Bagnoli. Futura, l'ultima tegola sul dissesto del comune, ma spunta il progetto di un nuovo piano urbanistico. La società che si occupa della riqualificazione dell'area ovest di Napoli va verso la liquidazione in continuità, si cerca così di evitare il fallimento. Non
anche il buco riguarda anche le altre società partecipate, in Campania, che in Campania bruciano ben 400 milioni all'anno, davvero un patrimonio. E da Bagnoli e dalle partecipate passiamo al progetto mai realizzato del nuovo stadio a Ponticelli, chiesta all'archiviazione per il vice sindaco Sodano e per l'imprenditrice partenopea Marilu Faraone e Mennella, che erano indagati nell'ambito di un'inchiesta aperta dalla procura sulla manifestazione di interesse per un nuovo stadio a Ponticelli. Dunque il procedimento è stato archiviato dalla procura. Poi reportage dall'aeroporto di Capo di Chino, aeroporto dove c'è stata una protesta dei dipendenti della GESAC, rifiuti e sporco dentro le sale, appunto protesta shock degli addetti alle pulizie. Torre Annunziata, trovata una stamperia clandestina dove venivano stampati anche ticket falsi per assistere alle partite del Napoli al San Paolo. Non solo, nella stamperia clandestina venivano realizzati anche biglietti per i trasporti, documenti delle forze dell'ordine, e sono stati trovati anche circa 2.000 euro contraffatti. Il giallo di Giuliano, ipotesi vendetta dopo uno sgarro dietro l'omicidio del giovane trovato carbonizzato. E a proposito di violenza, una vera e propria escalation si registra in questi giorni a Napoli, soprattutto un'escalation di rapine nel mirino delle giovani leve della microcriminalità. È finito un calciatore del Giuliano. E veniamo alla consueta rubrica del sabato del mattino, pubblico e privato. Oggi il mattino intervista la moglie di un grande ex calciatore del Napoli, Beppe Bruscolotti. Io Bruscolotti e gli spaghetti con Maradona, racconta la moglie di Bruscolotti. Detestavo il calcio, poi diventai tifosissima, afferma Mary Porta, moglie di Bruscolotti. E veniamo adesso alle pagine interne dei quotidiani locali, vediamo che cosa ci propongono, partendo dalle pagine del mattino, dalle pagine di primo piano del mattino. Ecco il nostro touchscreen che le sta elaborando e tra pochissimo ve le mostreremo. Eccole qui, vediamo, la prima pagina è sulla terra dei fuochi. Pagherà la regione, dunque gli screening saranno gratis anche per Napoli e per Caserta. Inizialmente le due zone erano state escluse per mancanza di fondi. Morire d'amianto, la strage silenziosa dell'isochimica, potremmo dire un'altra terra dei fuochi ad Avellino, solo 30 anni dopo i riflettori sulla fabbrica killer. A questo per l'inquinamento prodotto da questa fabbrica sono in corso circa 250 screening su altrettanti bambini della zona di Avellino. Passiamo avanti, parliamo di Sannio Gate, perquisizioni e altri tre indagati. La finanza torna in azione, si parla della inchiesta sull'ASL di Benevento che ha messo nei guai anche l'ex ministro delle politiche agricole Nunzia De Girolamo, nei guai dirigente ASL Mennitto e Falato, incarichi nel mirino della procura. Appalti truccati da Satti e armatori verso il processo, titolo al mattino a pagina 36. Notificati 19 avvisi di chiusura indagine, IPM truffa, turbativa d'asta e corruzione, i reati ipotizzati per gli indagati. Ancora cronaca giudiziaria. Stadio a Ponticelli, i PM chiedono l'archiviazione del procedimento, nessun riscontro hanno trovato alle accuse nei confronti del vice sindaco Sodano e dell'imprenditrice Marilu Faraone Mennella. La notizia trova spazio anche sul Corriere del Mezzogiorno,
che titola così: Sodano, nuova richiesta di archiviazione, cade l'accusa per la costruzione del nuovo stadio a Ponticelli, la proposta della procura dopo l'approfondimento di indagini chieste dal GIP. Incubo partecipate, veniamo alle partecipate. Bruciano 400 milioni all'anno, in passato valanga di assunzioni clientelari nelle società miste, ora casse vuote e servizi carenti. Nella stessa pagina parlano anche i precari, noi sfruttati e senza stipendio, la denuncia dei lavoratori delle imprese partecipate, delle società partecipate. E a proposito di partecipate, Bagnoli Futura è al capolinea, scrive il Mattino di oggi, la società va verso la liquidazione, nuovo piano di sviluppo, gli alberghi saranno più vicini alla costa. E veniamo alla tangenziale. Travolto e ucciso, secondo morto in 4 giorni, dopo il tamponamento era sceso dall'auto per verificare i danni. Questo il luogo dell'incidente, vedete il furgone dal quale è sceso l'automobilista che poi è stato investito ed è morto. Naturalmente la tragedia ha provocato la paralisi dell'arteria extraurbana. Aeroporto invaso dai rifiuti, veniamo a Capodichino e alla protesta shock nello scalo internazionale di Napoli. Gli addetti alle pulizie denunciano stipendi tagliati. La GESAC replica atti vandalici. L'avvertenza, agitazioni dopo il nuovo contratto con la ditta incaricata dell'igiene nello scalo. E poi lo scempio, come lo definisce il Mattino, viaggiatori e turisti indignati, pessimo biglietto da visita della città e non hanno tutti i torti, perché il Corriere del Mezzogiorno lo spiega meglio, illustra meglio quello che è successo: escrementi per terra e sui muri, benvenuti all'aeroporto di Napoli. I dipendenti del consorzio sono in agitazione, vanno i tentativi di far pulire i bagni da privati. Capodichino, protesta la ditta di pulizia, la GESAC intollerabile. Vedete che scempio nelle fotografie. La reazione di sommese dell'assessore regionale non si fa al turismo, non si fa attendere, adesso basta, superato ogni limite, afferma sommese. La protesta a Capodichino naturalmente trova spazio anche sul Roma, scalo sporco, lo stop dei dipendenti della ditta di pulizia mette alle corde l'intero sistema, raid all'interno dei bagni dell'aeroporto. E veniamo ai trasporti. Trasporti ormai sull'orlo del collasso, scrive il quotidiano di via Chiatamone. In fiamme un treno della Cumana a Montesanto, il fumo invade la galleria. Naturalmente c'è stata grande paura tra i pendolari. Vagoni a fuoco, panico nella Cumana, il titolo sull'argomento fatto dal Roma, incendio provocato dal surriscaldamento dei freni di un locomotore, fumo denso e corse sospese, passeggeri naturalmente inferociti, sono stati costretti tra l'altro a comprare dei nuovi biglietti per riprendere il viaggio, come dire al danno anche la beffa. E veniamo all'escalation criminale a Napoli. Ferito un calciatore. Rapicano, centrocampista del Giuliano, colpito all'anca da un bandito in scooter. Voleva rubarmi l'orologio, ha detto alle forze dell'ordine che hanno raccolto la sua denuncia. Altri due episodi in 48 ore, feriti 3 pregiudicati alla sanità e a Ponticelli. E vedete la cartina dove vengono rappresentati
i luoghi dove sono avvenuti questi nuovi episodi di violenza. Ore 22 via Fontanelle alla Sanità, ore 20 e 30 San Pietro a Paterno, periferia settentrionale di Napoli. Mezzanotte via Argine Ponticelli, alle 2 di notte via Concezio Muzzi, nei pressi di via Tribunale, quartiere San Lorenzo. Due pagine sono dedicate alla rapina, alla tentata rapina di Emanuele Rapicano, il giocatore del Giuliano, dal Roma. Napoli violenta, calciatore ferito a pistolettate, titola il Roma. E poi doppio raid alla Sanità, i dubbi degli investigatori Raffaele Zarlenga e Lorenzo Cacace, raggiunti da 4 proiettili calibro 7,65. Nell'altra pagina l'episodio di violenza via Argine, dammi lo scooter, lui reagisce e i banditi gli sparano 2 volte. È stato ferito così il ventenne Alessio Esposito, con precedenti per droga e per resistenza. Indagano naturalmente le forze dell'ordine. E poi un approfondimento sul lungomare, dove secondo il Roma comandano le baby gang, bande di ragazzi del pallonetto di Santa Lucia, armati di coltelli, spadroneggiano nel luogo più suggestivo della metropoli all'ombra del Vesuvio. I ristoratori lanciano l'allarme, bruciato nell'auto, la vittima è un 31enne, padre di 2 bambini. Era il genero del titolare della vettura sulla quale viaggiava e sulla quale è stato dato alle fiamme. La conferma definitiva arriva dal test del DNA, ma per gli inquirenti si tratterebbe di Antonio Iavarone di Giuliano. E su questo argomento la nostra redazione ha preparato un servizio che io vi propongo, vi faccio vedere, ma poi ritorneremo subito di nuovo in studio a commentare altre pagine. È andato avanti per tutta la notte l'interrogatorio di alcune persone nell'ambito dell'indagine sul cadavere carbonizzato trovato nel pomeriggio di ieri in via Ripuaria a Giuliano. Il cadavere, completamente devastato dalle fiamme, è stato trovato in una vettura di proprietà di una donna che abita in zona, che non è risultata rubata. Però c'è da chiarire chi utilizzava abitualmente la vettura. La vittima potrebbe essere un uomo della zona, ma per l'accertamento dell'identità i carabinieri della compagnia di Giuliano e quelli del gruppo di Castello di Cisterna attendono l'esito dell'esame del DNA. Inoltre, accertamenti si stanno eseguendo anche sulla pistola che è stata ritrovata nella vettura. È un'arma con la matricola illeggibile. Particolare attenzione viene posta su un'ogiva dello stesso calibro rinvenuta nell'auto, un elemento che lascia supporre agli inquirenti che l'uomo sia stato ucciso a colpi di arma da fuoco e poi dato alle fiamme, ma solo dopo gli esami medico-legali sarà possibile stabilire se questa ipotesi sia o meno fondata. Rieccoci in studio e prima di passare allo sport, naturalmente parleremo di Napoli-Milan, della partita di questa sera. Io vi mostrerei il servizio sulla conferenza stampa di Benitez, facendovi ascoltare le parole del tecnico azzurro pronunciate ieri a Castelvolturno. Benitez dunque fiducioso alla vigilia della sfida contro il Milan. E andiamo a vedere la prima pagina di Sport del Mattino, che titola doppia sfida. Sì, perché stasera il Napoli affronterà il Milan in campionato, ma mercoledì ci sarà la partita decisiva contro la Roma al San Paolo, la partita decisiva per l'accesso alla finale di Coppa Italia. Benitez, battiamo il Milan e la Roma non è più forte. Ed ecco l'ipotesi di formazione del Mattino, formazione per questa sera, la formazione anti-rossoneri. Eccola qui, secondo il Mattino il Napoli dovrebbe scendere in campo con Reina tra i pali, Maggio, Fernandez, Albiol e Goulam in difesa. Ricordiamo che Reveyer, utilizzato proprio sulla fascia sinistra da Benitez nelle ultime gare, è infortunato. Inler e Giorginio a centrocampo, Kayekon, Amsic e Mertens sulla tre quarti, dietro all'unica punta che sarà Higuain. Nel Milan oggi c'è Balotelli, ci dovrebbe essere anche Kakà, nonostante si era parlato di un suo forfait all'ultimo momento, e poi dovrebbe esserci anche l'esordio di
Taraat, nuovo acquisto del club rossonero. Andiamo avanti, le parole di Clarence Seedorf: che bello il tifo del San Paolo, mai un insulto, afferma l'allenatore rossonero, che considera Higuain il leader degli azzurri. A grinta determinazione e grande voglia di vincere, afferma il tecnico del Milan, secondo cui il Napoli è una squadra complicata da affrontare. Poi ancora sul razzismo: bisogna combattere questo aspetto penalizzando quanti si comportano male, afferma Clarence Seedorf, che nella sua carriera sarà sicuramente stato beccato più volte dai tifosi avversari per il colore della sua pelle. Non si può far finta di non sentire i cori contro, continua ancora Seedorf, bisogna punire sempre i comportamenti razzisti, a noi tocca dare l'esempio, conclude l'allenatore rossonero. Il Mattino punta poi i riflettori su un altro rossonero, su Balotelli, i due pensieri di Super Mario, Pia e il gol. La prima volta da papà di Balotelli, che ricordiamo ha riconosciuto la figlia avuta con la showgirl partenopea Raffaella Fico, l'ha riconosciuta dopo il test del DNA che ha confermato la sua paternità. Contro il Napoli non ha mai vinto e segnato una sola rete Super Mario. Kakà convocato ma resta in dubbio e Onda va KO, come abbiamo visto, alla gastroenterite. Higuain avverte il Milan, voglia di bis. Da Balotelli passiamo al bomber azzurro. L'argentino, grande protagonista della stagione azzurra, è il leader di Benitez. Il Pipita in gol all'andata realizzò una magnifica rete, circa la marcatura su azione che gli manca dalla sfida contro l'Inter al San Paolo. Tra le fila degli azzurri, esordio per Goulam dall'inizio e prima panchina per Henrique, l'ultimo acquisto del mercato di gennaio, difensore brasiliano del Palmeiras, che è arrivato a Napoli una settimana fa, ha firmato il contratto, poi è ripartito per il Brasile per espletare le ultime pratiche burocratiche, è tornato e finalmente da ieri è a disposizione di mister Benitez. Intervista a un ex Damiani: tante stelle in attacco, spot del calcio con gli azzurri. Damiani sfioro lo scudetto, ricorda il Mattino. Balotelli è molto forte, dice l'ex giocatore, ma io scelgo Higuain. E poi aggiunge Damiani: manca il miglior Amsic. E questo è il titolo di sport del Corriere del Mezzogiorno, il titolo dedicato al Napoli dal Corriere del Mezzogiorno. Rafa è il presente, vinciamo. Rafa è il futuro, dipende. A questo punto dobbiamo precisare che nei giorni scorsi sono circolate voci di una presunta offerta da parte di una società del Qatar, di una presunta offerta per Benitez. In Qatar vogliono Benitez per rilanciare il calcio e puntare ai mondiali del 2022. Naturalmente Benitez non ha parlato del suo futuro. Stasera al San Paolo Napoli-Milan ci manca ancora equilibrio, ma voglio intensità e ritmo. Il domani è legato ai risultati, ma è sempre così, sia per gli allenatori che per i giocatori. Andiamo poi a vedere le altre dichiarazioni di Rafa. Il mercato di gennaio è un'asta e Seedorf, poi pugno duro con i razzisti, Napoli mi rispetta. Davvero delle belle parole quelle pronunciate da Seedorf. E anche il Corriere del Mezzogiorno oggi propone un servizio su Balotelli e sui suoi tour napoletani.
dedicati allo shopping e alle fughe a Scampia. Super Mario, ricorda anche il Corriere del Mezzogiorno, torna al San Paolo da papà di Pia, la bambina avuta dalla showgirl Raffaella Fico, con la nazionale a quarto, poi il tweet: non sono un simbolo anticamorra. E queste sono recenti storie, storie recenti che hanno riguardato Balotelli e Napoli. Col diavolo per tornare a vincere, titola il Roma al San Paolo. Gli azzurri cercano la vittoria che manca da un mese, convocato anche Enrique, il brasiliano. E a questo punto veniamo all'ipotesi di formazione che propone il Roma, secondo cui il Napoli dovrebbe scendere in campo con Reina, Maggio, Fernandez, Albiol, Goulam, Iller, Jorginho, Callejon, Hamsik, Mertens e Higuain. Stessa ipotesi di formazione fatta dal Mattino. Napoli-Milan, area di Champions, il titolo della seconda pagina di Sport del Roma. Dai duelli tra Benitez e Seedorf a Reina, De Jong e Sien, Balotelli, storie intrecciate, tinte d'azzurro. Napoli, occhio all'ultimo quarto d'ora, qui un'analisi delle prestazioni degli azzurri minuto per minuto. Gli azzurri stanno subendo gol pesanti nei momenti finali, scrive il Roma. Il Milan è la squadra che ne ha segnati di più di gol, proprio ha segnato più gol proprio nei minuti finali. Quindi occhio Napoli, il tecnico si consola con un dato: i partenopei hanno fatto più reti di tutti nei primi 15 minuti. Quando si segna all'inizio, inoltre, in genere si vince. Benitez è ancora tentato dal turnover, l'allenatore non perde di vista la Coppa Italia, ma non farà scelte avventate, vuole a tutti i costi la vittoria Benitez dopo la pesante sconfitta a Bergamo di domenica scorsa. Ripartiamo, non siamo così inferiori a chi ci sta davanti, l'esortazione del tecnico ai suoi in conferenza stampa. Serve equilibrio tra difesa e attacco e questo va senza dubbio migliorato, afferma il tecnico. Grande pubblico al San Paolo, secondo il Roma ci dovrebbero essere 45.000 tifosi sugli spalti, il match sarà trasmesso inoltre 20 nazioni. Serve il grande pubblico per l'impresa, ma anche per aiutare la squadra a uscire da questo momento. No, Rami arriva da sfidante, rifiutò due volte gli azzurri. Adel Rami, difensore centrale che il Milan ha acquistato dal Valencia. Lo stesso Rami, il Napoli l'aveva seguito e voluto fortemente sia in estate che in questa finestra di gennaio, ma alla sorella non piaceva l'idea di trasferirsi a Napoli e così tutto è sfumato. Oggi in campo anche la Serie B, tra le squadre campane impegnate in campo c'è la Juve Stabia allo scontro salvezza con la Regina, scrive il Roma. E poi veniamo alla pallanuoto, ieri il derby tra Posillipo e Canottieri, derby che si è aggiudicato il Posillipo, ma che brivido nel finale, titola il Roma. I rossoneri vincono contro la Canottieri, rischiando però sulla rimonta giallorossa nell'ultimo quarto. 10-9 il punteggio finale e questi, amici telespettatori, era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera con l'Unazzurra Campionato in diretta dallo Stadio San Paolo, da fuori allo Stadio San Paolo, con Angelo Pompameo e Carlo Alvino, un'ora e mezza prima della partita, un'ora e mezza dopo la partita contro il Milan, per vivere le emozioni del pre-gara e del post-gara insieme ai tifosi azzurri. Da Marco Di Bello è tutto, buona giornata e arrivederci.